dall'esterno. Proprio mi raccomando, che prende l'iniziativa subito, però incalzata all'interno da Musa Doriente con queste due che aprono. Le ostilità in terza posizione c'è Lady Ramon, poi ancora Mafalda di Bremen, Angel, Luna Storta e chiude il gruppo. My surprise Cavalle che a questo punto sono già ad affrontare la prima parte della curva. Mi raccomando, che grado a piacimento nei confronti di Musa d'Oriente. In terza posizione un po' più discosta c'è Lady Ramon, poi ancora a quattro lunghezze da quest'ultima, Luna Storta, ancora. Ma falda di brema poi Biris Angel e chiude il gruppo. My surprise! C'è stata una brusca decelerazione, ma mi raccomando, è ancora in avvantaggio. Adesso è avvicinata. Da Musa d'Oriente, poi in terza posizione, all'interno c'è Lady Ramon. Biris Angel che comincia la sua progressione recuperando qualcosa. Luna storta che per il momento è rimasta lì, ma è surprise che prova la progressione. E Mafalda di Breme è rimasta lì. Siamo alle intersezioni delle piste. Con Mi che forza la mano. E adesso prova ad andare in lunga progressione. È messa sotto il mirino di Musa d'Oriente. Si prepara anche Lady Ramon. Ancora più all'esterno. C'è Biris Angel, sono queste quattro che se la vanno a giocare perché da dietro non rinvengono. Musa d'Oriente adesso attacca mi raccomando, all'esterno si presenta molto bene Lady Ramon. Poi Ancora più all'esterno c'è Biris Angel, 4 cavalle su una diagonale Lady Ramon che dal centro della pista tende a passare All'interno sono ancora vitali però Musa d'Oriente mi raccomando, lotta che si restringe a queste tre, Lady Ramon che passa e chiude i conti nei confronti di Musa d'Oriente e mi raccomando L'apre così dunque Fabio Branca in sella a Lady Ramon, numero 2 dello schieramento La quota al totalizzatore era di 3,89 il training è quello della famiglia di Dio, i colori sono quelli di Nazareno Marchetti, con Lady Ramon, che di fatto si vendica, dimmi raccomando, nella Regina Elena è tutto per la prima.